Ama Dio e il tuo prossimo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici, e buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Matteo 22, 34, 40. In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Amen. Carissimi amici, oggi Gesù risponde ad una domanda molto importante. Per noi oggi la risposta sembrerebbe semplice, perché conosciamo la legge di Dio attraverso Gesù Cristo, ma a quel tempo i giudei avevano non solo i comandamenti, il decalogo, ma avevano anche scuole, vere e proprie scuole rabbiniche, dove studiavano la legge e avevano aumentato i precetti, fino ad essere più di 600. Ecco che chiedono a Gesù, chiaramente per metterlo alla prova, qual è il più grande comandamento. Gesù prende questa occasione per portare un nuovo annuncio, perché in realtà da un lato sembrerebbe che non ci sono novità quando Gesù cita il Deuteronomio al capitolo 6, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Ma al tempo stesso mette anche un altro comandamento vicino, che è il Levitico 19:18. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Addirittura li mette a pari livello, dicendo: guardate che la priorità assoluta ce l'ha Dio. Non tanto quello che fate, come agite, cosa pensate, Dio al primo posto. Amare Dio al primo posto significa lasciarsi travolgere da Lui, toccare da Lui, trasformare da Lui. Ma al tempo stesso dice, a pari livello c'è anche l'amore per il prossimo. E dicendo questo, Gesù praticamente fa vedere che c'è una conseguenza concreta, pratica. Se io davvero amo Dio con tutto me stesso, con tutta la mia vita, amerò anche il prossimo, perché dentro di me ci sarà questo amore profondo di Dio. Qualcosa che a quel tempo, ma anche oggi, noi molto non comprendiamo. La relazione tra amare Dio e amare gli altri. Pensate che nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, Giovanni stesso dice: chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. È un'equazione che scaturisce dalla nostra fede in Gesù Cristo, come nostro Maestro. E noi siamo Suoi discepoli. Quanto abbiamo bisogno di fare un esame di coscienza, come va la nostra vita. In che modo, in che stile viviamo da cristiani? In che modo noi preghiamo Dio ogni giorno e ci comportiamo con gli altri? Qual è la relazione, la connessione anche tra il mio credere in Dio e tra il mio relazionarmi con le altre persone? Perché Gesù dice che c'è un nesso fortemente stretto e tutto il Nuovo Testamento è circondato da questa atmosfera bellissima, cioè amare Dio che non vediamo, amando il prossimo che vediamo. Allora oggi
è un punto molto importante, molto decisionale. Dobbiamo mettere in atto la nostra volontà, perché molto spesso diciamo: ma io prego, mi dedico a Dio, vado a messa, faccio le mie preghiere, leggo la parola, ma poi con gli altri abbiamo una relazione che non è sana, di giudizio, di accusa, che scricchiola, che non va bene. E non permettiamo a Dio di intervenire e magari di entrare nel mio cuore affinché io perdoni l'altra persona, vada incontro, faccia un passo verso l'altro. Oggi il Vangelo è molto forte, non è semplicemente una espressione da parte di Gesù sui valori più alti della legge, ma è qualcosa che ci richiama ad essere in quanto Suoi discepoli. Spirito Santo, vieni nelle nostre vite. Tocca il mio cuore, Spirito Santo. Tocca il mio modo di agire, il mio modo di parlare con gli altri, il mio modo di relazionarmi. Aiutami ad amare i fratelli che vedo, le sorelle con cui vivo, affinché io possa essere una testimonianza di amore Tuo, affinché la mia fede possa avere un valore con queste amicizie e con un cuore che si sa donare, come Tu, Gesù, hai fatto verso ciascuno di noi. A Te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi è molto semplice: ama Dio e il tuo prossimo, sapendo e prendendo in considerazione 1 Giovanni 4, come puoi amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che vedi. Lo Spirito Santo ci guiderà ad un amore autentico. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.